senso dell'incontro di oggi con i sindaci dell'area metropolitana qual è in sintesi? Ma è quello di essere partner delle realtà istituzionali territoriali, ovviamente i comuni in primis, per elaborare progetti, per metterci a loro disposizione, superare le criticità che loro hanno, anche perché sappiamo tutti quanti problemi hanno gli enti locali a far realizzare progetti, a far predisporre progetti. Noi ci mettiamo a loro disposizione in maniera del tutto, tra virgolette, gratuita, come abbiamo fatto per il contratto istituzionale di sviluppo dell'area vesuviana. Se loro ritengono, discutiamo di quelle che sono le loro aspirazioni, i loro obiettivi, cerchiamo di capire se sono coerenti con quella che è la nostra visione dello sviluppo del territorio, e in questo senso ci mettiamo a loro disposizione. Il PNRR è uno dei momenti, sicuramente in questa fase storica è il più importante, perché sono risorse destinate, ma c'è tutto il tema del quadro comunitario di sostegno, dei fondi strutturali, dei fondi di sviluppo e coesione, cioè le opportunità sono tante, bisogna soltanto organizzarsi una volta e per tutti per coglierle. Il sindaco, il suo primo bilancio, com'è andata? È andata molto bene, è un bilancio che ci ha consentito di creare una svolta per la città con finalmente i primi investimenti, un bilancio veritiero con un piano molto definito per quanto riguarda le cose da fare, con un dibattito molto positivo e quindi una larga maggioranza, perciò credo che veramente con ieri è partita una nuova stagione per la città dopo 8 mesi di gran lavoro proprio per rimettere in ordine le cose e mettere in campo anche le risorse che derivano dal patto per Napoli. Appunto, da questo punto di vista l'incontro all'Unione Industriale serve anche a velocizzare alcune realtà negli enti locali, nelle realtà della città metropolitana che non hanno le strutture o i servizi per poter velocizzare il PNR. Sì, questa è la sfida che ne abbiamo davanti, per la verità stiamo veramente avendo notevoli risultati per quanto riguarda il reperimento delle risorse del PNRR. In questi mesi sia la città metropolitana che il Comune di Napoli ha raggiunto dei risultati molto importante. Oggi la vera sfida è spendere bene nei tempi giusti, e su questo ovviamente le difficoltà degli enti locali ci sono, e quindi la cooperazione e la collaborazione istituzionale pubblico-privata è determinante per poter raggiungere gli obiettivi che tutti noi ci siamo prefissi. Ecco, cosa può essere importante proprio da parte dell'Unione Industriale per la nostra città? Ma indubbiamente noi oggi abbiamo un grande tema, che la grande sfida della città è l'attrazione di investimenti, perché una città come Napoli, una città che ha grandissime potenzialità, io incontro ogni giorno investitori internazionali che hanno interesse sulla città, la nostra città ha bisogno di queste risorse per le nuove infrastrutture, per nuove attività produttive, per creare lavoro e servizi di qualità a Napoli, e per questo il rapporto con l'Unione Industriale e con tutte le associazioni datoriali è molto importante, perché rappresentano l'anello di trasmissione tra ovviamente quelle che sono le realtà pubbliche e tutto il mondo dell'impresa privata. Sindaco, tra i temi del confronto c'è quella della privatizzazione del patrimonio e la gestione manageriale delle partecipate. Come Comune di Napoli, come si può? Allora, qua si usano dei termini che il linguaggio è un valore, quindi parlare di privatizzazione del patrimonio significa non usare un linguaggio appropriato. Noi abbiamo la necessità di una valorizzazione del patrimonio, perché abbiamo la gran parte del patrimonio del Comune di Napoli che è abbandonato in condizioni devastate, quindi abbiamo la necessità di trasformarlo in valore, in primo luogo in valore per i cittadini, perché deve garantire servizi e deve garantire opportunità di lavoro. E poi noi abbiamo la necessità di avere delle partecipate efficienti, perché se i cittadini pagano le tasse hanno il diritto ad avere dei servizi di qualità, e questo lo si fa sicuramente con un management di qualità e con la possibilità poi di avere delle prospettive di investimento che garantiscano poi un completamento del ciclo dei rifiuti, del ciclo dell'acqua e anche del sistema di trasporto.